Vittoria per 2-1 del Baveno sul campo della Juve Domo, un derby incredibile, un pubblico pazzesco, tantissime azioni, ma scendiamo subito in cronaca. Partita letteralmente a cardiopalma, la Juve Domo si trova ad affrontare in casa al Curotti, la corazzata offensiva del 4-3-1-2 di mister Sottini del Baveno. Al sesto minuto parte subito la Juve Domo con una punizione di Cabrini che però termina fuori al nono, tiro in profondità di Garbagni, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al dodicesimo torna sempre Cabrini alla punizione ma non trova lo specchio, poi azione finalizzatrice di Prandini che però non termina a buon fine. Al quattordicesimo il Baveno sblocca la partita, Sarri il castigatore sfrutta un'occasione poiché davanti alla porta non perdona, bravo il portiere comunque ad accorgersi tempestivamente della situazione di pericolo, prova anche l'uscita per neutralizzare l'azione del bomberone del Baveno ma la sfera finisce nella rete dello 0-1. Al ventitreesimo tiro rasoterra su punizione di Cabrini al limite dell'area ma sfuma il gol subito dopo. Cabrini al corner, palla che passa in mezzo all'area piccola, entra Trunfio ma non riesce a perfezionare l'occasione a distanza di 60 secondi, cross di Ceschi dalla sinistra per Sar che però arriva tardi all'appuntamento col pallone. 33esimo Van Zan della squadra di mister Nino sigla l'euro gol della serata, palla che rimbalza sulla traversa per poi terminare la sua corsa dentro la linea di porta. 40esimo Sar il castigatore, sempre lui cerca la deviazione di testa ma Bleve è attento e neutralizza il pericolo afferrando la sfera al volo. Le squadre vanno negli spogliatoi sul finire del primo tempo sull'1-1. Al quarto minuto della ripresa ci prova Ferrera, Sotta respinge, il neentrato Zingaro spazza via, passano all'incirca 20 minuti. Al 27esimo Cabrini calcia una fucilata che termina sul secondo palo, cerca la conclusione l'attaccante della Juve Domo ma Sotta respinge. 38esimo arriva la doppietta di Sar, prima calcia di leva dalla sinistra ma Bleve respinge sulla ribattuta, arriva piana ma la palla rimbalza sul palo e in chiusura Sar non perdona e sigla la sua doppietta personale in questa partita. Nonostante sia stata una partita combattutissima, il Baveno che continua la sua scia di risultati positivi e ancora stasera porta a casa questi 3 strabilianti punti per la classifica generale.